Saranno riavviati al lavoro dopo l'approvazione della finanziaria regionale gli stagionali dell'ESA. Questo ha riferito il commissario straordinario dell'ente Francesco Calanna nel corso di un incontro svoltosi presso il centro di Barcellona. È stata questa la prima risposta all'istanza e alle preoccupazioni dei lavoratori assunti il 16 febbraio e stoppati il 12 marzo perché non sottoposti alle visite mediche. Gli stagionali avevano chiesto anche pagamenti regolari e soprattutto certezze sul futuro, proprio ora che i comuni formulano richieste di intervento sul territorio per fronteggiare e prevenire il dissesto idrogeologico. Per Calanna, che pur in una gestione in grande difficoltà sta tagliando gli sprechi, risparmiando ingenti risorse, è questa la strada per riportare l'ESA agli antichi splendori, non dimenticando che saranno stipulati accordi con Genio Civile, Protezione Civile, ASI, Comuni, Province, Autostrade e Sovrintendenza. E c'è di più, si punterà a sfruttare anche i fondi comunitari perché gli obiettivi da raggiungere sono numerosi ed ambiziosi. Soprattutto Barcellona è attesa sia all'efficientamento del parco macchine che anche ad un potenziamento della sua struttura immobiliare in modo da creare qui un polo aggregato dell'agricoltura. Calanna ha risposto anche alle domande dei lavoratori sul contratto, riferendo che allo studio un contratto unico regionale. Ha già predisposto un tavolo congiunto a cui saranno invitati l'assessorato e la vigilanza in modo che la norma trovi la strada più celere per l'approvazione della previsione contrattuale migliore. In alternativa si adotterà un contratto che varrà provincia per provincia.